Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le informazioni da Teletruria. Iniziamo subito parlando di treni perché c'è un accordo tra Regione Toscana e Trenitalia, al quale ha lavorato soprattutto Vincenzo Ceccarelli. Dal prossimo 14 dicembre torna ad essere stazione di partenza Arezzo anche per una coppia di Frecciarossa. Una bella notizia per i pendolari perché dal 14 dicembre ci sono dei treni della alta velocità che fermano ad Arezzo. Ce ne vuole parlare, assessore? Sì, credo sia una buona notizia perché dopo aver ricomposto la coppia la mattina per andare a Roma avremo anche una coppia per Milano che in 2 ore e mezzo, partendo da Arezzo alle 6:15 del mattino, andrà a Milano e la sera, partendo alle 19:50, riporterà chi vorrà salirci sopra, ovviamente per le 21:20. Credo che sia, come dire, abbastanza netta l'inversione di tendenza. Negli anni passati l'alta velocità ha lasciato Arezzo, in questo momento invece torna a riscoprire questo mercato e credo che questo sia anche il frutto della proposta per quanto riguarda la stazione di Medio Etruria, che ha riacceso l'attenzione nei confronti di questo bacino e che, come ho più volte detto, ha bisogno comunque di un servizio che riprende in attesa di arrivare poi a vedere se questa infrastruttura sarà possibile. Devo ringraziare ovviamente Trenitalia che a luglio aveva promesso che da dicembre, e quindi con il cambio orario, avrebbe fatto ripartire anche questo servizio verso il nord. Lo ha fatto, quindi non dobbiamo solo criticarla quando ce n'è bisogno e noi non gli risparmiamo niente, ma digli anche bravi quando fanno queste scelte.